con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente, a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro, ma invece risveglia negli uomini la nostalgia del mare, lontano e sconfinato. Appena si sarà risvegliata in loro questa sete, si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. Antoine de Saint-Exupéry. Buonasera! Buonasera, abbiamo voluto proprio iniziare con questa frase che è legata in qualche modo all'argomento di cui parleremo stasera e soprattutto al luogo in cui ci troviamo, perché siamo all'interno del Museo delle Navi Antiche di Pisa. La Pisaniana oggi si svolge qua, in uno dei luoghi più suggestivi attualmente di questa città. Io ringrazio per l'ospitalità naturalmente il museo, nella persona di Andrea Camilli, direttore scientifico del Museo delle Navi Antiche di Pisa, che compie 6 mesi, possiamo dirlo? Sì. Quasi un anno, quasi 6 mesi di attività e con risultati lusinghieri. Con risultati lusinghieri, perché quanto si può dire già da ora, insomma, più o meno i biglietti finora staccati? In 6 mesi abbiamo staccato 20.000 biglietti, con un 50% di visitatori locali, che è un Beh. risultato veramente notevole perché dà il senso sociale di quello che stiamo facendo. Ricordiamo che all'interno di questo museo ci sono quante navi in tutto? Una trentina di navi di epoca romana e non soltanto, che sono state scoperte, con lavoro e impegno di tanti archeologi per tanti anni nella zona di San Rossore. Beh, quasi 17 anni di Ebbè. scavo, più tanti tanti anni di restauro, insomma un lavoro che è durato quasi 20 anni. La Pisaniana, che nasce proprio sotto l'egida del circolo culturale intitolato alla figura del toscano, che a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento portò un bel po' della nostra cultura nel mondo e soprattutto in quegli Stati Uniti che stavano nascendo, è molto legata alle imbarcazioni come immagine, anche perché la Triumph che partì da Livorno con Filippo Mazzei e le piccole piante, piccoli oggetti e grandi oggetti anche che partivano appunto dalla Toscana per raggiungere gli Stati Uniti, insomma è già un'immagine che a noi piace tanto, un'immagine simbolica con la quale di solito apriamo e chiudiamo la Pisaniana. Come vedete ci stiamo anche nel mezzo della Pisaniana passiamo a parlare di navi, di imbarcazioni, di mare. E quindi grazie davvero, lo dico ad Andrea Camilli, al direttore scientifico, per dirlo a tutti coloro che, insomma, un grande team quello vostro, no? Tutti coloro che lavorano in questo museo. Ma senz'altro un gruppo nutrito di professionisti, di giovani professionisti che hanno collaborato con entusiasmo per anni a questo allestimento e per fortuna hanno trovato anche uno spazio lavorativo per continuare la loro attività nella valorizzazione. Uno di questi è Andrea Incorvaia, archeologo. Buonasera Andrea. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, ti ritroveremo tra poco perché faremo delle incursioni nel museo per mostrarvelo, anche se vi invitiamo a venire qua proprio di persona ovviamente, però con Andrea e i suoi colleghi durante la nostra puntata della Pisaniana vedremo alcune sezioni di questo museo, è vero? Esatto, andremo a vedere, raccontare, narrare degli aspetti del museo. Faccio un esempio: il traghetto, la nave I, le tecniche di costruzione navale, la grande ancora in legno, quindi dei reperti che sono sicuramente importanti per il contesto, importanti anche per il contenitore che ospita questa splendida esposizione.
Grazie a tutti voi, grazie davvero, grazie a voi. Direttore. Noi continuiamo la nostra pisaniana, prego. Ci mettiamo seduti, i nostri ospiti stanno dialogando fra di loro. Buonasera, dunque, buonasera e benvenuti accanto a me, parto dalla mia destra, Michele Conti, sindaco di Pisa. Ben ritrovato, sindaco, l'abbiamo avuto nella prima puntata della pisaniana. Parlavamo sempre di imbarcazioni e sempre qui ci troviamo a parlare di imbarcazioni di nuovo. Grazie, sindaco, di essere qui con noi. Naturalmente, accanto a lui, per parlare di cultura in questa prima tranche della pisaniana, il professor Marco Gesi, nella sua veste di prorettore ai rapporti istituzionali dell'Università di Pisa, con delega alle attività sportive. Intanto un applauso per loro due, ve lo chiedo, grazie. La nostra puntata natalizia, insomma, è un saluto da parte dei primi cittadini di tre delle città più belle del mondo, Pisa, insomma, non metto prima una poi l'altra, diciamolo un po', ogni volta mischierò un po' le carte, diciamo ora Pisa, Livorno, Lucca, poi dirò Lucca, Livorno, Pisa, insomma vorrei che tutto questo venisse preso come un invito a quel concetto di area vasta di cui si è tanto parlato e cercheremo di capire a che punto siamo sotto questo fronte. E allora buonasera anche e benvenuto al sindaco di Livorno. Buonasera. Lui sì, per la prima volta la nostra trasmissione, Luca Salvetti. Buonasera a tutti. E un gradito ritorno, fatemelo dire, quello alla pisaniana del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Buonasera Tambellini. Buonasera a voi. Buonasera. Sa, sindaco, di cosa parliamo per iniziare, anche grazie a lei, di cultura. Le tre città, le tre città di cui si è parlato molto come area vasta. In realtà di area vasta queste tre città soprattutto si parla per altri argomenti, dalla sanità a certi servizi. Per quanto riguarda la cultura, diciamo che sì, è vero, le città in qualche modo collaborano anche a livello di relazioni fra i grandi teatri, ma insomma c'è possiamo parlare di una cultura comune fra le vostre città? Ma io penso di sì, naturalmente, perché le nostre città costituiscono una sorta di collegamento ideale che dal mare viene verso l'interno e sono però momenti di un territorio che ha grossi punti di contatto insieme. Ma insomma, Lucca Pisa, a parte i riferimenti danteschi, no? I monti per cui i pisani vedono Lucca non ponno, a parte questo, Lucca Pisa sono a un passo. Io oggi ho impiegato per essere qui con voi, ho impiegato circa 20-25 minuti, non di più, con un collegamento stradale. Di collegamenti stradali parleremo. Tra l'altro voglio ringraziare con tutto il cuore, è periodo di Natale, siamo tutti più buoni, no? C'è davvero tanta sintonia e tanto amore fra i giornalisti della redazione di 50 Canale. Voglio davvero ringraziare Alessio Carli che ha costruito proprio per questa puntata della pisaniana tre servizi, uno appunto sul tema della cultura, poi lo sentirete anche sul tema dei trasporti, sul tema del turismo in generale. Partiamo proprio dal primo servizio con quella che è naturalmente anche una domanda finale alla quale farò rispondere i tre sindaci. Prego. È nato prima l'uovo che la gallina per quel che riguarda la cultura. Sono i grandi eventi a creare l'area vasta e non il contrario, cioè le tre città che pensano insieme a un avvenimento che attraga tantissime persone. Gli esempi vengono da Lucca, con i comics in autunno e il Summer Festival in estate. Soprattutto l'evento di fumetti e cosplayer, nei 5 giorni in cui si svolge, praticamente permette di riempire anche le strutture ricettive nei territori pisano e livornese. Insomma, è il privato con la sua iniziativa a far ricadere i benefici anche sul pubblico, pensiamo alla tassa di soggiorno. E su questo non c'è niente di male, ma in altre città, per esempio Empoli, le iniziative private sono state prese come base per un intervento anche dell'amministrazione a livello di organizzazione di eventi. Tra l'altro, nell'area vasta i soggetti privati con spirito pubblico esistono solo le fondazioni, alle quali non manca lo spirito di iniziativa. Allora la domanda viene spontanea. A livello di macro aree esistono public utilities sui rifiuti, i trasporti e l'acqua. Perché tra Pisa, Livorno e Lucca non crearne una della cultura?
E allora ritorniamo qua all'interno di questo museo suggestivo delle antiche navi di Pisa. Grazie alla redazione di 50 Canale avete sentito quella che è la domanda che rivolge un po' alle istituzioni Alessio Carli, cioè quella rete che troviamo a livello pubblico, soprattutto lui cita i rifiuti, i trasporti, l'acqua, perché non c'è nella cultura o perlomeno sono più i privati a creare grandi eventi culturali che chiamano, che richiamano tante persone nelle nostre città? Lucca, beh, insomma, ne è un esempio fulgido. Un'altra parola da parte sua e poi passo ai suoi colleghi. Sì, certo, ci sono i privati, ma c'è anche il pubblico. La manifestazione Lucca Comics nasce da una società che è interamente comunque pubblica, sì, nostra, è una società del comune. C'è il fatto che Lucca Comics, come è stato detto anche in precedenza, ha una rilevanza che raccoglie consensi da un territorio vastissimo e ha ricadute su un territorio che va da Montecatini fino a Livorno, fino a Pisa sicuramente, ma anche fino alla Versilia. Ma il tema della cultura integrata è un tema che si gioca sì sui grandi avvenimenti, sicuramente sui grandi eventi, e da questo punto di vista possiamo vedere come intensificare la collaborazione, ma l'integrazione nasce sulla monumentalità delle nostre città, su ciò che le nostre città hanno in termini monumentali, perché dobbiamo renderci conto che un comprensorio come quello lucchese, quello pisano e quello livornese, con le loro caratteristiche, danno vita a un contesto territoriale che può essere concorrenziale con i grandi contesti culturali e turistici. Su questo c'è da fare nel 2020, per esempio? Bisogna partire dal riferimento dell'aeroporto, perché l'aeroporto serve Lucca, serve Pisa, serve Livorno. Quindi l'aeroporto Galilei di Pisa è l'aeroporto al quale tutti noi facciamo riferimento. Poi c'è un altro aspetto, l'aeroporto ovviamente serve come punto d'arrivo. I teatri. Il teatro di Livorno, il teatro di Pisa, il teatro di Lucca possono costituire su questo un momento significativo di confronto e anche di integrazione. Cito un ultimo aspetto, i due istituti musicali superiori, Livorno e Pisa, che entrano nel contesto degli istituti statali di musica a livello superiore, quindi nei conservatori, bene, posso dar luogo anche da questo punto di vista a una felicissima integrazione sul piano dell'educazione musicale. Prima di sentire gli altri due sindaci, io voglio sentire però le parole di Andrea Paganelli, direttore della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, che parla proprio della rete tra teatri. Ascoltiamolo. E dunque, rispetto ai problemi dell'area vasta, i tre teatri di Pisa, Teatro Verdi, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro del Giglio di Lucca, collaborano già da almeno un ventennio e forse più. La logica dei teatri di tradizione è quella di fare coproduzioni, ovviamente per contenere i costi di produzione, a differenza dei nostri fratelli maggiori, le fondazioni lirico-sinfoniche. Le collaborazioni quindi sono continue, perché ci sono titoli fatti insieme, i cui allestimenti poi circuitano nei vari teatri e vanno in alcuni casi anche fuori dalla Toscana. Niente, la logica è appunto quella di contenere i costi, ma ci sono sinergie anche di altra natura, come ad esempio la formazione, per passare dalla formazione alla produzione. L'opera studio è una di queste cose, e dall'opera studio dei tre teatri toscani sono usciti il fior fior di professionisti. L'opera studio ha ottenuto anche il premio nazionale della critica, il cosiddetto premio Abbiati, qualche anno fa, che viene dato alle esperienze di eccellenza in Toscana. Per quanto riguarda poi il teatro di Pisa, dicevo che è quello meno, come dire, vincolato a Lucca, a Puccini, Livorno, a Mascagni. Noi abbiamo un po' più di libertà nelle nostre scelte, abbiamo allargato le collaborazioni anche con un teatro che teatro di tradizione non è, che è il teatro di Pistoia. Io sono quello dei Sassolini. Quando Pisa ha perso la battaglia con Pistoia per città capitale della cultura,
l'unico soggetto che ha collaborato con la città di Pistoia è stato il Teatro di Pisa, che ha prodotto Il Girello di Melani, un autore appunto pistoiese, e Il Girello era un'opera fatta con i burattini al posto dei cantanti. Il Girello è andato a Pistoia ed è stata una coproduzione di Pisa e Pistoia nell'anno in cui Pistoia ha superato Pisa e si è aggiudicata il ruolo di capitale della cultura. Queste sono più o meno le collaborazioni che i teatri fanno ormai da anni. Grazie, grazie ad Andrea Paganelli, una vera e propria istituzione per il teatro pisano. Lui è proprio un decano, dagli anni Ottanta, insomma, ha seguito quello che è stata la storia di questo teatro e le partnership, avete sentito addirittura con Pistoia. Prego. Sì, tra l'altro noi lo ringraziamo perché alla fine dell'anno lui cessa il suo rapporto, esatto, va in pensione. Quindi, ha detto che non ce la farà poi tanto ad andare in pensione. Un ringraziamento particolare. No, sicuramente i teatri nell'aspetto culturale possono essere una colonna portante, i tre teatri delle tre città hanno sicuramente una grande tradizione. E più volte si è tentato anche in anni passati di cercare di mettere insieme in qualche modo le produzioni, gli aspetti gestionali, però non ci siamo riusciti. Io credo che possa essere un tentativo che possiamo mettere in campo con gli altri due colleghi per vedere di dare appunto un'offerta che vada oltre l'offerta monumentale e arricchisca e aiuti anche i turisti a permanere a Pisa, a Livorno e a Lucca, perché i teatri poi dopo sono parte importante della partita. Assolutamente. Salvetti, sindaco, allora mi faccia anche dire che sta andando benissimo la mostra su Modigliani, che è in corso a Livorno e che è veramente una grande occasione. Parliamo di questo museo, ma anche questa mostra, perché è veramente un tentativo che ben riuscito da parte di Livorno di tirar fuori quell'aspetto fondamentale, la cultura di questa città, che molto spesso insomma passa in secondo piano rispetto ad altri aspetti, invece c'è bisogno di rispolverare tutte queste glorie non antiche, direi, insomma, abbastanza recenti, ma che hanno bisogno di tornare a vivere. Sì, la vocazione di Livorno è indubbiamente una vocazione che si rifà a situazioni molto diverse. Livorno, certo, è la città portuale, certo, è stata la città delle partecipazioni statali, delle grandi fabbriche, esatto, che però deve gioco forza, visto che il mondo sta cambiando, cambiare a sua volta, puntando anche su questi aspetti. I suoi gioielli da rispolverare, sì, no? Assolutamente, che sono più che i monumenti, in questo caso sono le persone, le personaggi. Storiche, Modigliani culturali. È una di queste. Siamo nel centenario, noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa appena eletti di dire sì ad una mostra internazionale che prima di noi era a San Pietroburgo e dopo andrà a Città del Messico, e in 2 mesi e mezzo abbiamo cambiato volto a una parte della città, la piazza del Luogo Pio, il museo adeguato ad ospitare questa mostra, e siamo partiti con grande coraggio e con grande fiducia. Do solo due numeri, prego, e chiudo. Prego. Nel 2018 il Museo della Città nei 12 mesi aveva ospitato 15.800 visitatori. Ora, con la mostra di Modigliani, in 36 giorni siamo a 22.000 visitatori, cioè un dato straordinario che ci fa comprendere come questa mostra in realtà sia un vero e proprio interruttore che accende una luce diversa sulla nostra città. Grazie, grazie sindaco. Professor Gesi, da lei invece vorrei uno spunto diverso. Lei che insomma è un volto non soltanto dell'università ma anche del concetto di sport, perché attraverso le sue, anche la sua attività didattica, insomma, lo sport comunque rientra sempre. La cultura dello sport, anche quella come volano per tante cose all'interno di queste città. Sì, Carlotta, innanzitutto bisogna fare anche riferimento a dei numeri, che la triangolazione, secondo me, Livorno, Pisa, Lucca e tutto l'Interland che racchiude veramente per servizi, per destinazioni turistiche, per importanti aziende, ditte, imprenditoria che ci sono, fa veramente concorrenza alla leadership di Firenze e della territorialità fiorentina, che però è quasi non paragonabile perché si parla di una metropoli quasi, se ci paragoniamo a loro.
È importante questo aspetto che dici te sportivo, ma io richiamerei più l'importanza sulla permeazione che questi anni ha fatto l'Università di Pisa in questi territori. Esatto. Perché forse si parla di trasporti e sicuramente ci sono stati dei movimenti in questo ambito, si parla di sistema teatrale e sicuramente ci sono stati movimenti in questo ambito, ma forse l'Università ancora da prima ha capito questo passaggio e l'Università di Pisa è permeata in questi territori in maniera importante. Mi viene in mente le segreterie, diciamo, diffuse. Abbiamo le segreterie di Università di Pisa a Livorno, l'abbiamo a Lucca, l'abbiamo a Viareggio, l'abbiamo a Cecina. Quindi sul fronte area vasta l'Università di Pisa ha già operato da anni. E poi non contiamo anche tutto quello che è oggi Università di Pisa nella realtà territoriale di Lucca e di Livorno. Per esempio a Lucca abbiamo una convenzione con la Fondazione Campus Studi per il Mediterraneo e qui abbiamo messo in campo la nostra cultura nell'ambiente del turismo. C'è una laurea triennale e una laurea magistrale nell'ambiente del turismo. C'è il dottorato in data science con l'MSCT di Lucca. Abbiamo una segreteria, abbiamo un polo di corso di laurea in infermieristica. E solo questo fa circa 600 studenti. Assolutamente. Su Livorno abbiamo un polo importantissimo come polo universitario di sistemi logistici a Villa Letizia, anche lì un altro corso triennale, un corso magistrale. Questo, tra l'altro, voglio prendere l'occasione per dire che è un importante aspetto, diciamo, imprenditoriale tra virgolette che l'Università di Pisa ha fatto su Livorno, perché è una partnership insieme all'autorità portuale livornese, insieme alla Fondazione Livorno e quindi è un'importante realtà e al comune, dice, sì. È un'importante realtà che l'Università di Pisa ha intrapreso sul territorio livornese. Abbiamo l'Accademia Navale dove gli studenti, diciamo gli allievi dell'Accademia, possono studiare giurisprudenza, possono studiare medicina. Questa è ragione, chiaro. E quindi sono tutte realtà dove l'Università di Pisa, che si prenda Lucca, che si prenda Livorno, ha un ruolo di leadership nell'aspetto culturale su questi territori, senza nessun dubbio. In poi a Livorno abbiamo anche un altro polo di laurea in infermieristica, che anche lì tutto insieme fanno altri 600 studenti che muovono questo territorio. Molto bene, grazie di questo contributo importante da parte del professor Gesi. Io vorrei però adesso cominciare proprio ad entrare anche in questo museo, a farvelo vedere meglio. Quindi iniziamo il nostro tour, mini tour, che chiamiamo così, con Andrea Incorvaia, il giovane archeologo che era con noi poco fa, che è nella sezione costruzioni navali. Andiamo a vedere. Siamo qui nell'area tematica 4, l'area tematica che parla, che racconta quello che è poi stata sono state le tecniche di costruzione navale durante i vari secoli e in riferimento al periodo antico non possiamo non raccontare di come gli antichi costruivano le loro imbarcazioni. Se spostiamo il nostro sguardo su questa ricostruzione lo capiamo benissimo. Loro, al contrario nostro, costruivano l'imbarcazione partendo, diciamo, dal fasciame, quindi a guscio tecnicamente definita questa tipologia di costruzione, utilizzando la mortasa, questo buco, impilando poi il tenone, questa placca di legno, e chiudendo tutto col cavicchio. E al fasciame poi aggiuntavano le ordinate. È chiaro che tutto questo tipo di lavorazione doveva essere rifinito all'interno con un'operazione molto delicata che è quella del calafataggio. Uno degli oggetti certamente straordinari che ospita la nostra collezione è questo cesto con resina utilizzato proprio per il calafataggio. Cos'è il calafataggio? Il calafataggio è una tecnica di costruzione navale che serve per impermeabilizzare dall'interno le imbarcazioni. E questo, la straordinarietà di questo reperto è definita proprio dalla sua forma. Il cesto in vimini, recuperato dai nostri abilissimi restauratori e dagli archeologi, con questo blob informe che è null'altro che la resina che oggi che è rimasta, che è pervenuta fino a noi. Serviva, come dicevamo, proprio a impermeabilizzare all'interno l'imbarcazione. Non solo il cesto in vimini con resina, ma anche altri oggetti legati alla cantieristica navale, all'architettura navale. Piombo, materiale utilizzatissimo nell'antichità, non solo nell'architettura navale, ma anche nell'enogastronomia. Il vino, veniva utilizzato il piombo per conservare il vino nell'antichità, per addolcirlo, come dicevano gli antichi. Non solo, mazzuoli per la cantieristica e altri oggetti, cavicchi, rivetti, altri oggetti, chiodi.
che ci rimandano proprio a questo tipo di attività così antica che arriva fino a noi, chiaramente in maniera assolutamente diversa, ma abbiamo ereditato questo patrimonio molto importante e ce lo portiamo dietro. Grazie ad Andrea Incorvaia, fra poco proseguiamo il nostro tour all'interno del museo, ma adesso una delle chicche di questo programma, per questa puntata natalizia, abbiamo voluto anche mettere in mezzo un po' gli amici dei sindaci, si parla sempre degli amici dei sindaci, questi sono proprio i migliori amici o comunque fra i migliori amici di questi tre sindaci che abbiamo qua, che magari sono, si sa che cosa diranno, ma sentiamo, iniziamo subito con Livorno, andiamo a parlare, siamo andati a trovare... insomma, un collega giornalista del Tirreno di Livorno, Alessandro Guarducci, sì. Collega, perché insomma, naturalmente curioso. Il sindaco di Livorno ha un passato da giornalista televisivo, tra l'altro, insomma, un mio collega. Quindi ascoltiamo che cosa dice di lei, sindaco, questo suo amico presunto tale. Allora, buonasera a tutti gli amici del Museo delle Antiche Navi di Pisa, ma soprattutto tanti auguri di Buon Natale. Siamo verso la conclusione della giornata, ma credo che gli auguri vadano sempre bene. E soprattutto vorrei fare gli auguri al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, un collega, un giornalista come me, che per tanti anni, direi più di 20, sì, sicuramente più di 20 anni, abbiamo svolto fianco a fianco il lavoro di cronisti nella città di Livorno, quindi mi fa, devo dire, ancora un po' effetto vederlo nella carica di sindaco, nella carica di primo cittadino, quindi l'autorità più importante per quanto riguarda la nostra realtà. E averlo sempre visto al fianco insieme a me alle conferenze stampa o agli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi decenni di Livorno, ed ora trovarmelo come interlocutore, devo dire che una strana sensazione continua a farmela. Ad esempio, rivolgermi con il lei, come è giusto fare in occasione ufficiale, al sindaco, tante volte mi trovo un attimino in difficoltà, perché con Luca ovviamente, come colleghi giornalisti, siamo abituati a darci del tu. E devo dire che mi ha sorpreso la sua candidatura a sindaco, ma poi non più, nemmeno più di tanto, perché è vero che, come tutti coloro che fanno questa bellissima professione, il giornalista, se ne staccano difficilmente, lasciare è molto difficile, quindi pensavo che anche Luca potesse avere qualche ripensamento nel decidere di scendere in politica, ma quando ci ho parlato ho capito perché l'ha fatto. E poi Luca ha vinto le elezioni e quindi io, da capo cronista del Tirreno, del giornale che da 143 anni è il quotidiano della città di Livorno, mi trovo quotidianamente a confrontarmi. Qualche volta lo faccio anche un po' arrabbiare, ma Luca è sempre misurato, se ha qualcosa che non gli torna me lo dice ovviamente nei modi giusti, stiamo ovviamente un po' scherzando. Se devo ricordare un po' un aneddoto con Luca Salvetti, non so se lui si ricorda, una ventina di anni fa, nel salone delle cerimonie del comune di Livorno, visto che siamo accomunati dalla passione del calcio, in attesa di una conferenza stampa che forse si faceva attendere un po' troppo, ci siamo messi a parlare dell'arrivo di Cristiano Lucarelli. Il centravanti era reduce da alcune stagioni non particolarmente felice, arrivava dal Torino, io ero piuttosto dubbioso che a Livorno potesse far bene, Luca invece era convinto che sarebbe diventato il leader della squadra, e facemmo una scommessa. Lui disse che appunto
era sicuro che avrebbe segnato più di 20 gol. Io dissi non arriverà oltre 10 o 15 gol al massimo, ma gli ero molto più negativo. Beh, la scommessa l'ha vinta lui, perché Lucarelli è diventato il grande bomber del Livorno d'inizio anni 2000, il Livorno che ha raggiunto appunto la Coppa UEFA, e vuol dire che Luca Salvetti si intende più di calcio di me. Quindi gli faccio tanti auguri di Buon Natale, e li faccio anche a tutti voi allo studio, e visto che siamo in clima di festività, anche buon 2020, buon anno nuovo a tutti quanti. Grazie. Grazie dunque a questo amico del sindaco di Livorno. Sindaco, è più difficile fare il sindaco, il primo cittadino di una città? Ha un po' di rimpianto per il periodo del giornalismo oppure no? No, allora diciamo questo, che fare il giornalista è stato il mio sogno sin da quando avevo 5 anni, e l'ho fatto per 30 anni, dopodiché è nata questa occasione che ho colto con grande entusiasmo per la mia città, e sono due ruoli totalmente diversi. Da una parte racconti la tua città, la tratteggi, dai degli input, ma poi difficilmente puoi modificare le cose. Da sindaco invece ti alzi la mattina, puoi avere un'idea, puoi lavorare per realizzarla e puoi incidere di più sulla vita dei tuoi concittadini, e questo è l'aspetto più bello, più coinvolgente, che va al di là anche delle complicazioni, dei problemi, delle cose difficili che riguardano la città. Io ringrazio Alessandro Guarducci per quello che ha detto. Tra l'altro è curioso che poi una persona che magari ha condiviso con te il lavoro adesso si trova lì ogni giorno a scrivere in un senso o nell'altro, positivo o negativo, rispetto a quello che riesce a mettere insieme da sindaco. Grazie, grazie al sindaco Salvetti. Ma noi andiamo al ristorante Yacht Club Porto di Pisa, perché come sapete noi, anche se ci troviamo in un museo, dobbiamo sempre andare al ristorante. Ci piace mangiare, ci piace conoscere questi aspetti della nostra Toscana e delle città in cui ci troviamo. E dunque con il nostro Renzo Quercioli, con il patron del ristorante, scopriamo il piatto di oggi. Buonasera Carlotta, siamo allo Yacht Club e stasera aglio, olio, peperoncino e bottarga. Intanto iniziamo buttando la pasta. Prepariamo una base, olio agliato, peperoncino fresco, i semi. Li priviamo, lamelline di bottarga, e andiamo sul fuoco con un buon vino bianco e un buon olio evo. Appena l'olio inizia a soffriggere, sfumiamo col vino bianco. Il sugo è praticamente pronto, perché è molto semplice e molto veloce. E aspettiamo la cottura della pasta. Carissimi amici della Pisaniana, ben ritrovati di nuovo insieme dal Museo delle Navi Antiche di Pisa, che torniamo in qualche modo a visitare. Iniziamo subito con un'altra parte di questo museo, la sezione Ancore, con Annalisa Faggi, un'altra archeologa che lavora qui dentro. Vai. Questa è la settima sala del Museo delle Navi Antiche di Pisa e tratta della tematica della navigazione. Dietro di me vedete uno dei reperti più importanti del Museo delle Navi Antiche di Pisa. Si tratta di un'ancora di legno del II secolo d.C. ritrovata nell'area di scavo dell'imbarcazione A. Come potete vedere, possiamo definirla un unicum, in quanto non è così usuale ritrovare delle ancore di legno di queste dimensioni. Infatti, per lo più, si ritrovano ancora nei fondali marini i ceppi metallici, per la maggior parte fatti di piombo, che venivano posti
sul fusto nella parte più alta, tant'è che tra quelli esposti in questa vasca ce n'è uno che mostra ancora delle tracce di legno al suo interno. Infatti questa ancora la dobbiamo immaginare con il fusto leggermente più alto rispetto a quello che è rimasto. Quando parlo di fusto mi riferisco a questa parte che compone l'ancora, e doveva avere in alto un ceppo metallico che, diciamo, assicurava che l'ancora col suo peso andasse sul fondo. Dal punto di vista tecnico è interessante far notare come sia costruita quest'ancora, perché le marre, che sono queste parti trasversali dell'ancora, e il fusto sono state intagliate da un unico blocco di quercia. Molti visitatori ci chiedono: ma un'ancora di legno come affondava? In realtà la quercia è un'essenza abbastanza dura, molto forte, e poteva garantire, insieme alla pesantezza del ceppo metallico di cui vi ho parlato prima, che l'ancora affondasse. In realtà noi non sappiamo se quest'ancora avesse funzionasse davvero o se era soltanto un'ancora cerimoniale. La cosa, diciamo, perché di solito le ancore cerimoniali sono decorate, hanno delle invocazioni agli dei. In questo caso, e questo rende, diciamo, quest'ancora ancora più un'unicità, ha una decorazione. Questa parte giusta apposta è una parte di olmo, e nella parte superiore si può vedere c'è un pesce inciso, il pesce razza, un pesce abbastanza diffuso nei fondali marini del Mediterraneo, quasi come se fosse per l'ancora un augurio: come il pesce razza sta sul fondo, tu stai sul fondo e svolgi la tua funzione. Grazie ad Antonietta Gresta, grazie per quest'altra parte, sezione importante all'interno di questo museo. A proposito, Sindaco, questo museo, come diceva poco fa il direttore, insomma, sta richiamando forse più locali, più pisani, però no, insomma... Questo museo sta andando molto bene, ecco. È stato inaugurato lo scorso mese di giugno e, come avete potuto vedere, è un museo organizzato benissimo, capibile dal bambino di 5 anni alla persona di 90 anni, per tutte le classi sociali, quindi non è per addetti ai lavori, ma è un modo per conoscere la navigazione e tutto quello che è avvenuto nella nostra città. Tra l'altro il ritrovamento fu fortuito, fu casuale 20 anni fa lungo la linea ferroviaria Pisa-San Rossore, sì. E tutto questo poi ha dato luogo a questo museo che è unico, è una sorta di Pompei del mare, è stata definita. Noi questo giornalisti di lungo corso ci ricordiamo, no, come iniziò, sì, le primi scavi alla fine degli anni 90. Assolutamente, mi ricordo questo momento, come che inizialmente fu preso come un guaio grosso, nel senso che dobbiamo fermare i lavori, come facciamo? Poi in realtà abbiamo scoperto è diventato un tesoro. Un tesoro che fa capire quanto Pisa possa avere le carte in regola per poter fare Pisa 2021, Pisa della cultura, cioè nel senso, perché questo è uno degli asset, poi c'è tutto il resto, Piazza dei Miracoli, Palazzo Blu, i Lungarni e quant'altro. È importante, e qui entriamo nell'argomento della seconda parte della nostra pisaniana, per far sì che il turismo non sia il classico mordi e fuggi della torre pendente, ma per far conoscere vari aspetti diversi della città. Il museo delle navi antiche qui su Lungarni aiuterà sicuramente a portare i turisti su Lungarno, cosa del quale si è dibattuto per decenni, non ci siamo mai riusciti, ma con la presenza di questo museo organizzato in questa maniera, io ringrazio chi è che ci ha lavorato in tutti questi anni, è sicuramente un pezzo importante che riusciremo. Poi, tra l'altro, qui ci sono anche altri due asset che sono di proprietà comunale, che sono gli arsenali e la Torre Guelfa, che sono qui. Quindi, il Lungarno di Pisa, insomma, non per niente Leopardi era innamorato del Lungarni pisani, perché insomma hanno una poesia che è veramente da scoprire. Ma io rimando la parola al nostro Alessio Carli della redazione di 50 Canale per parlare proprio di quest'altro aspetto con i suoi spunti, il turismo nell'area vasta, diciamo, chiamiamola così, l'area Pisa-Livorno-Lucca, Lucca-Livorno-Pisa, Livorno-Lucca-Pisa, insomma l'ordine fatelo voi, ecco il servizio.
C'era una volta l'idea che almeno la realtà del web potesse arrivare dove la vita reale non arrivava, anzi addirittura che potesse indirizzarla. Un decennio fa, il 12 maggio 2010, i sindaci Marco Filippeschi e Mauro Favilla presentarono il sito visitpisanlucca.com, progetto voluto dalle due amministrazioni insieme all'allora SAT, società aeroporto toscana che gestiva lo scalo Galileo Galilei. La potenza di fuoco non mancava al portale per far dialogare due territori dal turismo amor di Fuggi in modo da attrarre più turisti e per più tempo e che con molta probabilità su tale base avrebbe automaticamente coinvolto anche Livorno. Ma di buone intenzioni virtuali lastricato il percorso reale per risolvere una questione diabolica come quella del turismo nell'area vasta, dove si mescolano il mare di richiamo internazionale, pensiamo all'isola d'Elba, e l'arte, fenomeni di massa, le visite alla Torre di Pisa e aspetti più di qualità, le presenze a Lucca e dintorni. Il logo stesso del portale sopracitato è indicativo. Le mura di Lucca che racchiudevano la torre pendente, simbolo di una forza notevole, rimasta però ancora in parte imprigionata. Grazie, grazie dunque per questo contributo alla redazione di 50 Canale. Visitpisandlucca.com, 10 anni fa questo sito, non c'è più però, sindaco, vero adesso? Le questioni è molto semplice avviarle, è molto più complesso dar seguito agli avvii, sì. Perché poi ciò che si inaugura deve avere continuità, deve essere seguito, deve avere continuità. Molto facile inaugurare un sito internet, cosa. Soprattutto. Poi se non c'è continuità, se non si seguono determinate fasi, beh, tutto questo chiaramente... Però era una bella idea, no? Le mura di Lucca con in mezzo la torre pendente, c'era anche il logo, insomma. Ma l'idea rimane, ma rimane, prima ci siamo dimenticati di citare alcune figure importanti. Pensate a Puccini, Lucca, Torre del Lago, Mascagni, Livorno, su queste figure musicali si può creare veramente un qualcosa di importante che comprende anche Pisa, ovviamente. Il tutto con una dimensione territoriale molto ampia, molto vasta. Pensate a Puccini, allo stesso lago di Massaciuccoli che ricade nel territorio di Massarosa, nel comune di Massarosa. Oppure si può andare fino nell'entroterra, il comune di Pescaglia, il luogo degli antenati di Puccini, celle dei Puccini, eccetera. Con Mascagni sul Livorno, appunto, c'è un'integrazione, ci può essere un'integrazione molto potente, molto forte in questo senso. Ovviamente le collaborazioni debbono essere seguite nel tempo, debbono essere oggetto di opportuni finanziamenti. Si parlava prima delle fondazioni, le fondazioni vanno coinvolte in un progetto, vanno coinvolte in un'idea che guardi alla prospettiva del futuro. Da questo punto di vista la musica e la musica d'opera che riprende la tradizione dei nostri teatri può essere un grande supporto e può soprattutto indicare una via. Senta, una via sindaco, io so che la sua cultura è veramente a 360 gradi perché tutte le volte me ne dà prova, però possiamo dire che per quanto riguarda Lucca, beh, il gioiello, a proposito di gioielli, parlavamo di gioielli poco fa col sindaco di Livorno, è la musica o non è vero? No, è vero, anche perché la musica ha segnato tutti gli aspetti della vita civile e religiosa della nostra città. Ogni anno per la festa di Santa Croce si inventava un mottettone, cioè c'era una composizione che veniva scritta apposta all'uopo, ma tutte le manifestazioni civili avevano una dimensione musicale. Il rapporto di Lucca con Bologna, il padre Martini, il famoso padre Martini di Bologna, lì andò anche Mozart tra l'altro, era un rapporto abbastanza frequente e significativo, ma pensate a Boccherini, pensate a Gimignani, ancora prima di Boccherini. Gimignani è stato, certo, il grande innovatore nella cultura del violino, quindi Boccherini lo stesso è stato un grandissimo nel suo genere, e poi ovviamente a tutti gli altri, io potrei citare anche Catalani tra di noi, poi Puccini ovviamente, quindi la cultura musicale lucchese è una cultura molto forte che tentiamo di mantenere alta sul piano anche formativo, perché poi la cultura serve anche a noi. Assolutamente, la cultura serve anche a noi, però dobbiamo dire che quanta gente da tutto il mondo, e poi con Paul McCartney quest'anno ce ne sarà, ci sono già dei nomi incredibili, sì, abbiamo 40, quindi voi 40, vi dovete preparare ogni volta a queste, ecco, in questo caso diciamo un tipo di turismo che arriva a ondate per la città di Lucca, che insomma non è semplicissimo gestire. È una gestione complessa perché le grandi manifestazioni richiedono
una grande abilità organizzativa, quindi perché tutto va fatto nel modo migliore. Quando arrivano per i Rolling Stones arrivarono 55.000 persone, ce lo ricordiamo. Non è semplice. E per Paul McCartney ne prevediamo veramente tante anche in quel caso. La gestione deve essere molto precisa e molto ben articolata. Però insomma è abbastanza rodata, diciamo. Beh, la città è abbastanza rodata, sicuramente. Sotto questo profilo. Livorno, sì. Si è parlato tanto di navi da crociera, mi ricordo questo argomento per dire anche questi turisti che arrivano con la navi da crociera come poterli coinvolgere in attività. Ecco, a che punto siamo sotto questo fronte? Questa è una domanda che da anni un po' tutti si pongono. Io volevo, prima di rispondere a questo, volevo dire una cosa che riguarda proprio il concetto di area vasta sotto il profilo dell'università, ma della cultura dei trasporti. Sì. Io ho sempre detto, ne sono estremamente convinto, che quest'area vasta la gente di questi territori ce l'ha già dentro di sé. Nel senso questo che sarebbe bello. Nel senso che il Lucca Summer Festival è un evento che i pisani e i livornesi aspettano allo stesso modo dei lucchesi. Oppure la mostra di Modigliani o altro ancora, la mostra che c'è a Palazzo Blu, diventa un evento che lucchesi, livornesi e pisani aspettano nello stesso modo. C'è una cosa invece che purtroppo in questi anni chi doveva gestire, guidare questo movimento complessivo spesso non l'ha fatto convintamente. Il riferimento può essere anche all'amministrazione, anzi, anche qui arrivano gli applausi. Cioè, è questo che alcune volte è mancato. Convinti tutti, nessuno escluso che il proprio orticello. Certo. Coltivando il proprio orticello, poi si facesse le proprie fortune. Quindi lei dice fine poi la levasta la sentivano più dal basso, la gente comune che le istituzioni. Io ho una figlia che va regolarmente all'università a Pisa, è andata al Lucca Summer Festival o al concerto che c'è stato 2 mesi fa a Lucca. Cioè la gente avverte queste opportunità più, secondo me, del lavoro degli amministratori in questi anni. Su questo vorrei anche il professor Gesi dal mondo dell'università. I giovani la sentono questa area vasta, diciamo così, oppure non c'è più quel campanilismo e roba vecchia? No, vabbè, sì, quando serve è giusto che ci sia il campanilismo. Io nello nello sport non ce lo levate, quello francamente. Quando serve, però devo dire la verità, vivendo l'università e quindi una situazione veramente multiterritoriale, io penso che sia noi università sia gli studenti non fanno più distinzione di territorio, e questo è veramente molto bello, perché quando l'università si pone problemi anche territoriali, andando a insistere sui territori limitrofi, su corsi di laurea che possono essere vantaggiosi per quel territorio, secondo me si è detto tutto riguardo all'università e il proprio hinterland. Sindaco, sai chi ascoltiamo fra poco? Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, con quello che è una loro iniziativa su cui da tanto lavorano, quello del marchio Terre di Pisa. Che cosa ne pensa di questa? Prima volevo aggiungere, se è possibile, due parole alla questione dell'area vasta. Credo che per anni si è parlato a vuoto in convegni e in organizzazioni dove c'è un nome e un cognome perché non è funzionata questa cosa. Che si chiama PD, è bene essere chiari. Io questo lo voglio dire perché è così. Punto e a capo, Terre di Pisa. Terre di Pisa è una cosa che la Camera di Commercio ha voluto fortemente, il Presidente Tamburini ci ha fortemente lavorato insieme a tutte le categorie, agricoltori, industriali, artigiani, tutti insieme, e credo che sia un modo per cercare di valorizzare le eccellenze del territorio. Credo che sia un modo molto molto positivo e virtuoso. Sentiamolo, il Presidente della Camera di Commercio. Devo dire che il brand Terre di Pisa comincia a darci delle soddisfazioni, i dati del turismo stanno premiando Terre di Pisa, dati della regione peraltro, non dati da noi, e quindi vuol dire che lavorare in sinergia paga sempre, una sinergia che secondo me deve essere fondamentale anche su un'area più vasta, che può rappresentare un territorio delle 3 province di Pisa, Lucca e Livorno, anche da un punto di vista infrastrutturale.
Noi siamo una piattaforma logistica naturale con il porto di Livorno, l'aeroporto di Pisa, abbiamo l'arte, la cultura che si lega benissimo anche a Lucca, quindi pensare anche a una metropolitana di superficie sfruttando anche i binari esistenti, facendo un accordo con Trenitalia, ecco, legare un territorio che unito secondo me ha delle grandissime potenzialità ad oggi ancora inespresse, ma che potrebbero effettivamente dare una svolta importante per le nostre economie. Grazie a Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa. Ci ha raggiunto qui invece, lo ringraziamo, il presidente della Confcommercio di Livorno, Alessio Carraresi. Carraresi, salve, benvenuto. Grazie a tutti e buonasera. Allora, ha sentito questo progetto di Pisa, questo marchio che vuole in qualche modo promuovere un territorio che, pur avendo caratteristiche importanti, non è famoso come tante altre zone toscane, penso al Chianti in particolar modo, o alla zona di Bolgheri da un'altra parte, insomma, che riguarda invece la provincia di Livorno. Che cosa pensa di questi progetti che in qualche modo creano un brand? Sicuramente sono dei progetti estremamente importanti, perché i nostri comuni, i nostri territori hanno tantissime differenze ma tantissimi tratti comuni, e da questo possiamo creare sicuramente molta attrattività per i turisti, soprattutto anche per i turisti esteri. Penso al discorso delle terre di Pisa, anche a un grande sviluppo enogastronomico, perché i produttori, certo, i produttori nella zona del Pisano stanno crescendo molto a livello qualitativo e sono molto apprezzati anche all'estero. Quindi ben vengano la creazione di tutti questi brand che valorizzano alla fine tutto il sistema della nostra Toscana, che sì, parte da Firenze, ma si può sviluppare sicuramente anche lungo l'asse Livorno, Pisa e Lucca. Senta, tastiamo il polso a Livorno per sapere dal punto di vista del commercio come è andato quest'anno e cosa ci si aspetta dal prossimo. Il trend è all'incirca lo stesso rispetto allo scorso anno. Il problema è che ormai da molti anni la capacità di spesa dei livornesi è bassa per mancanza di lavoro, e di conseguenza i fatturati non sono più certo quelli di un tempo. Il problema principale della nostra città è la mancanza di lavoro e di conseguenza di capacità di spesa e di necessità delle famiglie di abbassare il livello degli acquisti e di conseguenza in alcuni casi andare a penalizzare un po' la qualità. Piccolissima domanda che sarebbe enorme: quanto Livorno è aperta dal punto di vista della ricezione turistica come volano di un'altra economia alternativa rispetto a quella che c'è stata fino negli anni passati, insomma? Per Livorno il turismo rappresenta secondo noi l'unica alternativa ad oggi, anche perché quello che c'è stato sia a livello portuale che a livello industriale negli anni 70 e negli anni 80 adesso non c'è più. Quindi il settore primario non è minimamente attraente per la nostra città, che deve puntare tutto sul turismo che può essere declinato in mille sfaccettature diverse, a partire dal turismo religioso, a quello culturale, a quello non gastronomico, a quello sportivo. Di conseguenza la nostra città deve puntare tutto sul turismo e cercare di creare le migliori condizioni per essere attrattiva e soprattutto fruibile da parte dei turisti. Insieme all'amministrazione abbiamo avviato un dialogo proprio in questo senso, per cercare di riuscire a trasformare quella che prima veniva percepita solo come una città industriale in una meta turistica. Grazie, grazie davvero, poi ritorneremo a parlare con lei, naturalmente, Carraresi. Adesso torna il momento amicizia. All'interno della nostra puntata della Pisaniana abbiamo deciso che ogni sindaco ha un amico che gli manda gli auguri attraverso la Pisaniana, e anche il sindaco ovviamente di Pisa, Conti, ha un amico speciale, il sindaco dell'Avetone, Diego Petrucci. Sentiamolo. Ma intanto ne approfitto per fare tanti auguri di Buon Natale a tutti, di buone feste, per dirvi che a maggior ragione per queste vacanze di Natale vi aspetto in montagna ad Avetone Cutigliano a sciare, ma anche a Ciaspolare, a vedere i mercatini di Natale, le nostre mostre. Abbiamo oltre 15 mostre diverse nel nostro comune, nel nostro territorio. E poi, insomma, faccio gli auguri in particolare ai miei colleghi sindaci. Fare il sindaco
penso possa essere condiviso. Al tempo stesso, la cosa più difficile, ma anche più gratificante, tra i vari impegni che uno possa assumere in politica. Quindi un grande saluto a tutti e tre, un forte abbraccio a Michele Conti. Con Michele, abbiamo condiviso buona parte delle nostre vite, fin da appunto, l'impegno politico, ma non soltanto, fin da, i banchi dell'opposizione con Alleanza Nazionale in Consiglio Comunale, e poi insomma questa, cavalcata che ha portato Michele, a diventare il primo cittadino di questa splendida città. Un aneddoto, mi chiedevano, dalla regia di raccontare un aneddoto, se vuole lo racconta Michele, insomma, se si ricorda della scena alla Selletta, ecco, sarà lui eventualmente a svelarlo, però comunque c'è grande soddisfazione, a parte il clima natalizio, per il grande lavoro che sta facendo il sindaco Conti su questa città, un lavoro del quale si sente, si può apprezzare già il passo. Io penso che il rapporto con il mio partito, con Fratelli d'Italia, sia un rapporto sano, positivo. Penso che Fratelli d'Italia, si possa intestare tante delle cose positive realizzate dalla giunta Conti, in particolar modo, insomma, tutto l'aspetto legato alle iniziative a sostegno e a tutela delle famiglie. Ricordo soltanto, per ricordare qualcosa, il bonus bebè, il bonus tari, ma anche il baratto amministrativo, il dopo scuola, insomma, per sostenere quei genitori con bambini che lavorano. Insomma, erano tutte cose che per anni abbiamo proposto stando all'opposizione, per anni ci hanno detto che non si potevano fare. In realtà poi abbiamo vinto le elezioni con Fratelli d'Italia e con Michele Conti, e il centrodestra, la Lega, il governo della città si sono fatte. Quindi però non è la serata, ancora buon Natale a tutti, buon Natale ai tre sindaci, un caro abbraccio, a Michele. Io, insomma, con Michele, ripeto, ho condiviso un pezzo importante della mia vita, e saperlo sindaco della città dove vivo mi riempie di gioia e di felicità. Grazie, grazie naturalmente anche al sindaco della Vetone Diego Petrucci, che è stato compagno, ora compagno non è la parola giusta, ma insomma amico, amico, e insomma è stato sempre insieme negli ultimi anni anche a livello politico in tutte le vostre avventure, ma però ci Ci deve dire. conosciamo dal 1991, Però, quindi da questo non l'ha detto, tantissimo, dal veramente tanto, 1991. ma qual è questa cena, della Selletta? Che successe nella cena della Selletta? Nulla, che lui mi aveva invitato all'Avetone nel 2017, il giorno prima di Ferragosto, e siamo andati a cenare nel rifugio della Selletta prendendo la seggiovia. Con qualche difficoltà, perché c'era anche mia figlia che è piccola, che aveva 4 anni, quindi di Poverina, notte, insomma, di prendere di notte, notte, perché era di sera al buio, si è mamma presa mia. sera, siamo andati su e Diego Petrucci, gli è venuta questa idea di dirmi che potevo essere uno dei candidati a sindaco per il centrodestra. Cioè, se lo sentiva, insomma. Ecco. No, e lui, come altri amici che poi avevano iniziato un po' a spingere sul mio nome. Io all'inizio ero un po' perplesso. Come la Ceccardi. Sì, anche la Ceccardi, Insomma, già nel già periodo nel estivo, periodo estivo diciamo, del 2017 già c'era il patto della quest'idea, granita, come si si potrebbe dire. potrebbe essere della Selletta, della Il Granita, della patto della Betone, Selletta. chiamatelo come No, no, volete. granita, quella magari non c'era. Va bene, grazie davvero anche a questo ulteriore contributo. Poi rimane soltanto a questo punto l'amico del sindaco di Lucca, c'è anche per lei, anzi, devo dire, un amico che tutti vorrebbero. E allora noi, invece, siamo arrivati al momento di fermarci, perché andiamo in pubblicità, ma ci ritroviamo per la terza parte in cui parleremo di infrastrutture tra pochi istanti, la pubblicità, e poi ritorniamo. A tra poco. E
Ed eccoci qua, ben ritrovati con la terza parte della Pisaniana, area vasta. Area vasta è un concetto, qui voglio coinvolgere brevemente i nostri sindaci di Lucca, Livorno e Pisa, prima di entrare nel merito e parlare proprio di trasporti e area vasta, per dire che questo termine in realtà nasce più nel mondo della sanità, ma poi si è spostato, ricordo, nel 2016 ci fu il famoso disegno di legge del Rio sull'area vasta, se non sbaglio, anche quella doveva essere una riforma all'interno della riforma costituzionale, poi non se ne è più parlato per andare a entrare, diciamo, a sostituire il concetto di province. Insomma, è ancora attuale questo concetto di area vasta di cui stiamo parlando peraltro da più di un'ora, oppure è qualcosa che è difficile realizzare? Non parlo soltanto in questo caso di Lucca, Livorno e Pisa, ma parlo in generale. Prego. È necessariamente attuale, ma prima lei ha citato l'aspetto sanitario. L'ospedale di Pisa è un ospedale universitario, un ospedale di ricerca, come sempre succede, però è anche un ospedale territoriale, quindi un ospedale che integra l'attività di ricerca con l'attività del territorio. Ma è ovvio che l'ospedale di Pisa, Cesanero nella fattispecie, prima era il Santa Chiara, è un riferimento anche per tutte le altre città. Perché? Perché costituisce un luogo essenziale dal punto di vista delle alte specializzazioni. Poi ci sono le integrazioni del territorio su altri versanti, perché non tutto si può fare in un luogo, quindi l'idea di area vasta su città, ripeto, che sono così vicine, è un'idea necessaria, essenziale, anche perché o costruiamo per il futuro integrazioni potenti e forti, oppure avremo dei limiti molto, molto, molto essenziali. Le dico un'ultima cosa, si diceva di Livorno come città che non è più una città che guarda all'attività portuale, all'attività industriale. Ma io voglio ricordare questo, oltre Livorno, cioè la zona lucchese per esempio, la zona delle cartiere, di recente abbiamo fatto un accordo con un ambasciatore di un paese dell'America del Sud per l'arrivo della cellulosa e lo smistamento della cellulosa. Lucca è un comprensorio cartario, forse il più importante in Europa, voglio dire. Il più importante in Europa, e mi ha fatto un gancio che io veramente non so quanto le sono grata, perché a questo punto ascoltiamo proprio quello che è il contributo sul fronte area vasta da parte del presidente della Camera di Commercio, scusatemi, di Lucca, Giorgio Bartoli. Ecco, dimenticavo il nome di battesimo, Giorgio Bartoli. Lo ascoltiamo in questa nostra intervista, sentite che cosa dice. L'area vasta è indubbiamente un argomento molto di moda, soprattutto negli ultimi anni. Personalmente io lo vedo con delle grandi positività che può offrire a tutto il territorio, positività dovute appunto a quello che è il nostro mondo, siamo così all'inizio prossimamente del 2020, dove c'è una forte componente della globalizzazione, sia in termini di commercio, di industria che di turismo. Per cui il poter integrare, il poter sfruttare tutte le sinergie che questo territorio può dare, può dare senz'altro un valore aggiunto di cui non possiamo che prescindere ad oggi. Indubbiamente il mondo economico, le nostre economie stanno soffrendo, andremo avanti, vedo degli anni molto critici da un punto di vista economico, per cui mi sembra sia doveroso oggi potersi aprire e andare così oltre quei limiti che magari una volta ci potevamo permettere, ma soprattutto venivano visti come dei veri e propri appunto limiti. Oggi devo dire i nostri territori, lo sottolineo, presentano delle eccellenze interessanti, per cui sia che si parli di turismo sia che si parli di industria possiamo indubbiamente implementare i nostri servizi. Mi viene in mente ad esempio per l'aspetto turistico quello di poter, è un po' un mio pallino da tanti anni, di poter aprire uno sportello, un corner all'aeroporto al Galileo Galilei per l'accoglienza di questi turisti, per poter dare un servizio ottimo sia a loro ma anche così di valutazione delle nostre eccellenze. Indubbiamente oggi un Livorno, un Pisa, un Lucca possono offrire indubbiamente delle cose molto omogenee o molto anche particolari. È bene che lì si faccia una vera e propria informazione di quello che è l'offerta di tutto questo vastissimo nostro territorio, vastissimo come offerta intendo. Da un punto di vista dell'industria,
Sarebbe interessante anche quello mettere a sistema le varie opportunità che offrono questi nostri territori. Mi viene in mente un esempio fra tutti, ad esempio il distretto cartario, che è il primo distretto cartario europeo, con in sinergia si possa muovere a sistema facilmente con l'Università di Pisa. La stessa Università di Pisa può dare dei servizi di ottimo valore aggiunto al polo nautico, che già per se stesso ha fatto sinergie, perché ha unito un po' tutta la costa da Viareggio, Pisa e Livorno. Parlo della cantieristica, come così anche come l'aspetto portuale, la logistica di Livorno può trovare indubbiamente delle grandi opportunità in quello che può essere il mondo universitario pisano. Per cui ecco, io sono assolutamente a favore di questa integrazione qui e sono convinto che anzi oggi ce ne serva. È un servizio, questo qui è un valore di cui noi non possiamo assolutamente prescindere. In questa serata un po' particolare voglio cogliere anche l'occasione per fare gli auguri a tutti i telespettatori, agli amici del Museo delle Navi Antiche di Pisa e tutte le famiglie che ci hanno seguito in questa serata. Buon Natale a tutti e vi auguro assolutamente un meraviglioso 2020. Ecco, Giorgio Bartoli, grazie, anzi grazie a Giorgio Bartoli per il suo contributo. Ha parlato dell'industria cartaria, ha parlato insomma della collaborazione anche con l'università, cosa di cui parlavamo col professor Gesi poco fa, ma ha parlato anche dei porti. Beh, sul fronte Porto di Livorno a che punto siamo? Poco fa il sindaco di Lucca parlava degli ospedali, sul fronte ospedale ci sono buone notizie, perlomeno ci sono dei progetti che insomma No, no, prendono c'è un passaggio un epocale, c'è cioè passaggio la firma epocale. dell'accordo quadro per la L'accordo, realizzazione del nuovo ospedale a quindi Livorno che l'ospedale abbiamo resta lì, dov'è? fatto. Ma tutto No, rimodernato, verrà un monoblocco tutto nuovo e tutto nuovo. questo è il passaggio che si Questo per quanto attendeva da riguarda tanto l'ospedale. tempo. Per quanto riguarda il porto, quali sono le ultime notizie? Ce le porti? Livorno, dal punto di vista economico, è una città che è cambiata, si faceva giustamente riferimento a un momento mutato, però il porto rimane il motore essenziale della città e delle fortune economiche di Livorno. E proprio per questo il progetto della Darsena Europa è indubbiamente l'elemento focale intorno al quale gira l'economia non di Livorno, perché il porto di Livorno, come anche il porto di Piombino per certi versi o quello di Carrara per altri, sono porti della Toscana. Voglio sottolineare questo perché anche negli ultimi giorni Assolutamente, ci assolutamente. sono state delle polemiche Polemiche. accennate su questo aspetto, ma secondo me vanno superate, come va superato il concetto di amministratore legato ad una parte politica, perché altrimenti poi incorriamo in dei rischi grossi di Sul fronte d'Arsa in Europa, a che punto siamo? siamo al punto che il cronoprogramma è definito, i finanziamenti importanti ci sono. La ministra De Micheli nella scorsa settimana è venuta a Livorno e ha detto che il governo è al fianco dell'autorità di sistema della città per realizzare l'opera che parte e serve naturalmente il coinvolgimento dei privati, coinvolgimento che però in questa fase di realizzazione delle opere non diventa così strategico, servirà dopo per la gestione poi della banchina e dei traffici collegati. Ecco, a proposito di infrastrutture, beh, Canale dei Navicelli, quando si parla insomma di nuovi corsi, beh, questo insomma l'abbiamo già detto nella prima puntata, ci ritorniamo, insomma è una grande scommessa per il futuro, Diciamo, sì, Sindaco. il canale è Vediamo, vediamo. un'infrastruttura importante, però vorrei ribadire il concetto che le infrastrutture dell'area vasta, c'è anche il canale, ma c'è di più, veniva ricordato prima il fatto dei collegamenti con Firenze, la superstrada che è inadeguata, se si parla di area vasta, la Pisa-Lucca che andrebbe migliorata, veniva ricordato che abbiamo parlato tante volte col sindaco di Lucca che si tratta di un'infrastruttura addirittura ante Unità d'Italia, quindi vuol dire una cosa sicuramente da migliorare e da fare in modo di che diventi una metropolitana di superficie leggera. La Firenze-Pisa che è scandalosa, noi abbiamo un aeroporto che rimane l'accesso importante alla città, veniva detto anche dagli altri sindaci, ma che ha un collegamento
momento che non è idoneo per poter essere collegato con Firenze, e anche su quello abbiamo tanto tanto dibattuto. Tra l'altro l'ANCI mi ha dato la delega alle infrastrutture, sulle quali appunto vorrei tanto lavorare, proprio in visione delle tre città, cioè di cercare di portare un contributo per quanto fattibile per le tre città dell'area vasta. Io non mi sono dimenticata di Alessio Carri della redazione di 50 Canale, però andiamo a prenderlo al volo anche per quanto riguarda i trasporti e poi chiudiamo questo discorso con il sindaco. Prego. Così vicine, così lontane, legate tra loro da strade di quando le auto ce le avevano solo i signori, l'Aurelia e il Foro, oppure da collegamenti nati obsoleti, vedi i problemi e sovrappassi della Fipilì nel tratto che porta da Pisa a Livorno. È come se per decenni le tre principali città della Toscana occidentale avessero dato per scontato che essere una accanto all'altra non comportasse sforzarsi di pensare anche di muoversi rapidamente da un punto all'altro. Insomma, non c'è mai stata una visione vera e propria in tal senso, si è sempre e solo guardato soprattutto verso Firenze, dall'autostrada ai collegamenti su rotaia. Per esempio, non è mai stato pensato di potenziare la Pisa-Lucca, la prima linea ferroviaria internazionale del mondo che collegava il Granducato di Toscana con il Ducato di Lucca, quasi si fosse rimasti a quei tempi. Accade così che mentre la Maremma 2 mesi fa si è mobilitata per il corridoio tirrenico, non si vede altrettanta urgenza da parte di Livorno, Pisa e Lucca, nonostante quest'opera stradale, tra le altre cose, alleggerirebbe la Fipilì. Insomma, ce n'è ancora di strada da fare per la viabilità dell'area vasta. Ecco, come diceva il collega della redazione di 50 Canali, che ringraziamo ancora una volta, la Maremma si è mobilitata molto per il corridoio tirrenico, diciamo che c'è stato un pochino più di assopimento per quanto riguarda l'area nord della regione, per quanto riguarda le infrastrutture, oppure invece no, battagliamo? No, dobbiamo battagliare anche noi, perché le infrastrutture per le tre città sono fondamentali. Veniva ricordato appunto che dobbiamo ragionare come un'unica testa, e come un'unica testa dobbiamo avere le infrastrutture che ricordavo prima, cioè la ferrovia che da Pisa collega a Firenze, ma vale anche per la Viareggio, Lucca, Pistoia, Firenze. Sono ferrovie che vanno ammodernate, che devono diventare metropolitane leggere di superficie per alleggerire dal traffico sia l'autostrada sia la superstrada. La superstrada stessa va adeguata e va resa una strada che poi la Pisa Firenze-Livorno, sia per i trasporti delle merci, sia per i passeggeri, per le auto normali, deve essere adeguata. Dobbiamo lavorare appunto alle altre ferrovie, insomma, dobbiamo fare un ragionamento d'insieme affinché in queste tre città dobbiamo portare il lavoro, e soprattutto il lavoro che è legato a che cosa? A quello che in Toscana abbiamo, il turismo, che è una voce fondamentale, e l'aspetto anche sanitario che veniva ricordato prima. Ieri pomeriggio abbiamo inaugurato l'ultimo lotto dell'ospedale di Cisanello, che diventerà il più grande ospedale del paese, cioè un ospedale importante, un ospedale dove si fa ricerca ma dove si fa anche territorialità, quindi sarà un ospedale fortemente attrattivo. Dobbiamo portarci le persone lì, e su questo noi come Pisa stiamo lavorando per una tranvia che vada dalla stazione a Cisanello. Torniamo a Livorno, anzi, con la Confcommercio, per chiedervi qual è l'infrastruttura a cui tenete di più urgente per voi. Beh, sicuramente tutto quello che riguarda la viabilità, perché in questo momento nella nostra città, soprattutto per raggiungere il centro, ci sono grandissime difficoltà sia in termini di viabilità che di parcheggi. A livello di infrastrutture, ovviamente, il rifacimento anche del terminal crociere, e laddove fosse possibile, qui guardo il sindaco, un grande sogno di cui sento parlare da tanti anni, la possibilità di abbattere il cavalcavia della stazione e riregalare la città alle Terme del Corallo. Risposta? Non è facile perché è una struttura imponente, è un'arteria principale costruita secondo me con un po' di miopia al suo tempo, ma che adesso
ci troviamo a doverla gestire. In futuro magari l'opportunità ci sarà. Io però continuo a sottolineare un aspetto, che la realizzazione della Darsena Europa cambierà il volto Cambierà un po' il dell'intero volto. porto livornese, compreso il settore delle crociere. E chiudo dicendo questa cosa: le crociere, i crocieristi che arrivano a Livorno sono circa 800.000, e da Livorno un 30% rimane su Livorno, l'altro parte per le altre zone della Toscana, Pisa, Lucca, Siena e Firenze. L'assessore al turismo di Firenze un mese fa mi ha detto: noi dobbiamo trovare il modo perché i crocieristi non arrivino più da noi, perché noi siamo overbooking, siamo al top e non possiamo accogliere altro turismo, e soprattutto questo tipo di turismo mordi e fuggi. E allora è l'occasione per le nostre città, è l'occasione perché questi turisti, questi 800.000 turisti, siano un bene per tutti noi. Abbiamo parlato di crociere, abbiamo parlato di navi. Beh, siamo nel Museo delle Navi Antiche di Pisa. L'ultima parte della nostra visita all'interno del museo la facciamo con Antonietta Gresta col traghetto I. Andiamo a vedere cos'è. Questa è la nave I. Risale alla metà del III secolo d.C. circa. La sua scoperta è stata veramente una sorpresa per noi, perché è stata rinvenuta al di sotto di un'altra imbarcazione di dimensioni più grandi che è affondata circa 2 secoli dopo rispetto a lei. Quindi nessuno si aspettava di rinvenirla al di sotto. È stata costruita interamente in legno di quercia, è lunga circa 13 metri, molto larga con le murate basse e ha il fondo piatto. Il fondo piatto suggerisce che l'imbarcazione non uscisse in mare, ma che rimanesse all'interno esclusivamente dei canali, anche in presenza di fondali piuttosto bassi. Non veniva manovrata con i remi né attraverso la vela, l'utilizzo di una vela, ma tramite un sistema di carrucole argani che si trovavano lungo la sponda e alle quali era legata e unita da corde, da un sistema di cordami. E questo perché? Perché si doveva muovere lentamente all'interno dei canali e collegare, fare proprio da spola, collegando le due sponde per trasportare probabilmente materiali e merci. La conferma del fatto che venisse manovrata da questo sistema di argani è stato il ritrovamento lungo una di queste sponde di parte dell'asse di un argano in legno che si trova nella vetrina alla mia sinistra. Qui è stato ricostruito in scala ridotta anche il sistema di manovra di questa sorta di traghetto, di chiatta che serviva appunto per collegare le due sponde e trasportare probabilmente merci. Quando è stata restaurata, è stata interamente smontata, restaurata e poi ricostruita e riassemblata su un supporto di vetro resina che adesso non si vede perché si trova al di sotto della struttura espositiva, ma che serve anche da supporto per l'imbarcazione stessa. Una parte, la parte mancante, soprattutto della fiancata a sinistra, è stata poi integrata dai restauratori in un momento successivo e utilizzando un materiale apposito che si chiama balsite e che diciamo, è l'unico che può riprendere le caratteristiche del legno antico, anche se ovviamente quando si fa un'integrazione bisogna stare molto attenti affinché si possa riconoscere la parte integrata dalla parte originale. Però la balsita era l'unico, diciamo, materiale in grado di somigliare e di riprendere il materiale originario che era appunto il legno di quercia. Grazie ad Annalisa Faggi, grazie dunque al Museo delle Navi Antiche di Pisa che ci ha ospitato ancora una volta. Stiamo per concludere, ma ci manca l'amico del terzo sindaco, perché avete avuto modo, se ci avete seguito, di vedere anche alcune cose simpatiche, insomma, gli amici dei sindaci, i migliori amici o gli amici del cuore, come volete dirlo. In questo caso, un amico di lunga data del sindaco Tambellini, sindaco di Livorno, Antonio Fratello, addirittura. Beh, un fratello in qualche modo lo è. Andiamo a sentirlo. Allora, intanto buonasera agli amici delle navi romane. Niente, mi trovo qua per parlare di te, caro Alessandro, un amico di vecchissima data, dai tempi degli anni 70 liceo scientifico.
diciamo, compagni in banco oppure compagni di scuola. E niente. Alessandro è sempre stato una persona, già ai tempi del liceo, estremamente leale, un amico vero, una persona che era dedita proprio anche nel modo di fare, mai in proprio per se stesso, ma sempre al servizio degli altri e della collettività. Sempre uno dei primi attivisti del movimento studentesco, quando negli anni 70, ai tempi del liceo, diciamo, si è avuto la massima espressione del movimento studentesco, prima che nella scuola ci mettessero mano decreti delegati o genitori che poi di fatto l'hanno rovinata. Usiamo impropriamente questo discorso. Per quanto riguarda la politica, Alessandro è stato un ottimo interditore, facendo un parallelismo con il calcio, quindi si presupponeva che probabilmente come interditore, come uomo di opposizione, fosse il migliore. Poi è successo che ce l'abbiamo fatta a farlo eleggere sindaco per ben due mandati e francamente si è dimostrato quello che è, un ottimo amministratore, un'ottima persona. Ovviamente avrà i suoi detrattori, perché come al solito, come in tutta Italia, l'economia è corta, per cui è il suolo corto, ci sarà sempre chi se ne può lamentare, ma in assoluto si è dimostrato un ottimo sindaco. Un ottimo sindaco, per essere molto chiari, uno dei pochi che è riuscito come centro-sinistra a strappare in un momento di egemonia indiscutibile del centro-destra a livello nazionale, e lui è stato uno dei capisaldi della Toscana. Quindi secondo me non è stato un caso, è stato proprio lui che ha vinto, perché la persona in definitiva ha superato gli schieramenti, ha vinto in proprio per ben due mandati consecutivi. Che devo dirgli? Un amico leale, una persona che sta riuscendo ad amministrare la città avvalendosi di persone estremamente valide, di persone che tutto sommato hanno dimostrato intelligenza, che stanno dimostrando capacità di amministrare in una città estremamente difficile, direi una delle più difficili della Toscana, dove le lobby, il commercio, tutto quanto ora attraversa un periodo di grandissima difficoltà e quindi di difficile, problemi di difficile soluzione. Ci riesce con fasi alterne, non sono ovviamente tutte rose e fiori, però la persona che amministra, Alessandro in particolare, è una persona estremamente leale, è una persona che ha dimostrato di essere veramente il super partes, il sindaco di tutti. E rieccoci qua, grazie ad Antonio Fratello, belli questi momenti, insomma, di ricordi, addirittura delle vostre battaglie studentesche quando era già a capo del... Noi abbiamo passato un tempo straordinario insieme che continua, perché ancora ci vediamo. Io sono molto impegnato, ma insomma ci vediamo oggi. A proposito di impegni, periodo di Natale, oggi insomma serata di Natale, poi insomma l'anno che verrà, facciamo un augurio, ognuno di voi un augurio speciale ai nostri telespettatori e a tutta l'area vasta fra Lucca, Livorno e Pisa. E non soltanto, perché ci guardano in tutta la Toscana, quindi coinvolgiamo tutta la Toscana. Ma a proposito dell'area vasta, io posso dire questo, le amministrazioni sono qui e tocca alle amministrazioni mettere insieme le iniziative che rafforzano l'idea dell'area vasta, perché poi al di là delle differenze politiche, delle differenze che sono alla base delle nostre amministrazioni, abbiamo tutti un obiettivo comune, quello di promuovere i nostri territori. L'augurio che mi sento di fare ai telespettatori è di trovare nel Natale e nel tempo di Natale la giusta riflessione per stabilire concordia tra di noi, tra tutti noi, perché la concordia, concordia è un grande elemento, la concordia, la fratellanza, la capacità di stare insieme, di tenersi la mano, è un fatto di grande significato per tutti noi. Grazie Alessandro Tambellini. Solo in quel modo possiamo vincere le sfide del futuro. Grazie al sindaco di Lucca. Luca Salvetti, sindaco di Livorno. Sì, nella serata di Natale mi sento di dire che per
questo periodo delle feste, ma soprattutto per il prossimo anno, ci siano tante suggestioni in più, che ci sia l'orgoglio di appartenere ad una terra, quella toscana, e ad una parte di questa terra, quella della costa toscana in generale, e poi un po' di certezze in più per tutti i cittadini, e questo è un aspetto fondamentale. Quelle certezze possono regalare anche dei sorrisi in più, dei quali abbiamo grande bisogno. Ha pagato un po' tributo ai suoi colleghi, perché insomma erano ospiti in casa sua, ma il sindaco di Pisa, Michele Conti. Ma io faccio un augurio individuiamo una data alla fine di gennaio dove ci troviamo intorno a un tavolo e proviamo a mettere insieme i pezzi magari di un'idea, perché poi a volte bisogna essere anche un po' visionari, no? Per l'area vasta, quindi un 30 gennaio, ora non ho il calendario, non so come cadano, troviamo una forma e poi vi rivolgo qua e poi vediamo se riusciamo a mettere insieme molto almeno bene un percorso, un inizio. Poi per il resto voglio augurare buon Natale anche a coloro che sono meno fortunati, a coloro che vivono nelle periferie, a coloro che hanno magari meno e che a volte sono gli ultimi, che sono dimenticati da tutti. Tra poco facciamo un augurio anche ai commercianti. Prima però andiamo al ristorante, il nostro ristorante, per vedere come si conclude il piatto allo Yacht Club Porto di Pisa da Renzo Corcioli. Vai! Bentornati, è il momento di scolare la pasta e andiamo a saltarla col sugo. Aggiungiamo un po' di brodo neutro. Finiamo di cuocerla in padella così che faccia la nostra crema. Prepariamo la grattugia con la bottarga da grattare a crudo. Intanto saltiamo la pasta. Finiamo di cuocerla nel sugo così che prenda sapore. Ora andiamo ad aggiungere un po' di olio extravergine per fare in modo che la pasta diventi più lucida e più cremosa. Il piatto è quasi pronto. Andiamo a impiattarlo. E lo concludiamo con una grattata di bottarga a crudo. Grazie a tutti e ciao Carlotta. Allora, buon Natale, buon 2020 ai commercianti di tutta la Toscana. Chiaramente lui parla per Livorno, ma non solo, vero? Assolutamente no, mi rivolgo a tutti i colleghi della Toscana a cui auguro un ottimo lavoro per il periodo di Natale, ma soprattutto di ripartire nel 2020 sempre più determinati e vogliosi di fare, perché i commercianti sono i primi e i migliori innovatori del nostro paese. Tanti auguri. Grazie, grazie a voi tutti i sindaci, grazie a voi tutti che ci avete seguito. Guarda, abbiamo messo all'interno del museo il nostro albero di 50 canale della Pisaniana. Apprezzate anche il nostro gesto, anche se insomma abbiamo fatto un po' di fatica a far entrare questo albero qui dentro, ma l'abbiamo voluto fare proprio per in qualche modo farvi i nostri auguri di Buon Natale in un modo originale e particolare. Grazie dunque a tutti voi per averci seguito, buon Natale ancora, buone feste e alla prossima. Arrivederci.